Cos'è che dovevo fare oggi? Giusto! Tanti auguri a Zeldiano88, top poraccio. C'è anche il disegnino. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di giochi rari e introvabili. Dedicheremo questo episodio ad una delle mie console preferite di sempre, ovvero il Game Boy Advance. Negli ultimi anni la libreria di questa console portatile è diventata ricercatissima tra i collezionisti, un po' perché si inizia a parlare di una piattaforma uscita quasi 20 anni fa, e sì, questo mi fa sentire terribilmente vecchio, ma anche perché, come tutte le cose relative a Nintendo, ultimamente il mercato è letteralmente impazzito. Aggiungiamoci pure il fatto che le custodie in cartoncino si rovinano molto più facilmente con il tempo, a differenza di un banale case di plastica, ed ecco che un gioco per Game Boy Advance, completo di tutto e ben tenuto, può raggiungere con facilità cifre da capogiro. Come al solito ci concentreremo particolarmente sul PAL ITA o al massimo europeo, ma questa volta daremo spazio anche all'NTSC, visto che in Nord America alcuni titoli raggiungono quotazioni ancora più folli. Prima di iniziare vi invito, come al solito, a supportare il canale con un piccolo gesto, magari lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se poi proprio vi sentite dei real poracci, c'è sempre Ko-fi con i caffè virtuali e i memini in HD che non ci sono più. Lo sapete, no? Iniziare un video dei rari e introvabili senza citare Fire Emblem è una vera e propria bestemmia. E quindi direi di onorare la tradizione partendo proprio da lui, Fire Emblem di Sacred Stones. E seguitemi per bene perché la storia si fa complicata. Per Game Boy Advance uscirono 3 episodi di Fire Emblem, il sesto, il settimo e l'ottavo, ovvero The Binding Blade, The Blazing Blade e The Sacred Stones. The Blazing Blade, conosciuto anche semplicemente come Fire Emblem, fu il primo capitolo della saga ad uscire fuori dal Giappone e riscosse anche un discreto successo, grazie alla popolarità di Marth e Roy inseriti all'interno del roster di Super Smash Bros. Melee. Ora però la parte divertente di tutto questo. Ho scelto The Sacred Stone perché, seppur raro, è un titolo che si riesce a trovare in vendita e lo si può acquistare in un prezzo che varia dai 130 fino ai 200 euro, mentre The Blazing Blade è forse l'incarnazione più pura della rarità. Le poche copie che appaiono su eBay sono sparate a cifre folli e non risulta neanche un'asta venduta. Insomma, se volete recuperarlo dovete sperare in una botta di cubo assurda, oppure preparatevi a delle contrattazioni in privato. Passiamo ora ad un'altra serie di nicchia che vede 2 episodi su Game Boy Advance, ovvero Boktai. Ve la ricordate? Perché secondo me ben pochi di voi la conoscono. Mi sembra giusto citare Boktai perché si tratta di uno di quegli esperimenti che rendono il GBA una console immortale. Senza entrare troppo nei dettagli, la serie creata da Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid, proponeva un concept geniale. Le cartucce di gioco avevano al loro interno un sensore ottico in grado di reagire alla luce solare. L'unico modo che il giocatore aveva di ricaricare la sua arma necessaria per sconfiggere i nemici vampiri era quello di esporre la cartuccia alla luce diurna. L'intenzione era quella di stimolare il gioco all'aria aperta senza recludersi in camera, peccato che i primi modelli di GBA erano sostanzialmente inutilizzabili alla luce del sole, visto che non erano retroilluminati. Il secondo episodio si può trovare facilmente intorno ai 100 euro in una copia nuova di zecca, mentre il primo è decisamente più raro e compare con molta meno frequenza su eBay, e anche il prezzo raggiunge cifre più importanti. E chiuderei con i giochi composti da 2 titoli con quelli che vengono ricordati come i 2 JRPG più importanti ad essere mai apparsi su GBA, ovvero i Golden Sun. Se siete amanti del genere, non potete non aver mai giocato a Golden Sun, l'apice del JRPG vecchio stampo. All'epoca poter giocare a un titolo così mastodontico su una console portatile era un sogno che diventava realtà, e ancora oggi i 2 Golden Sun si dimostrano attualissimi. La particolarità è che il secondo episodio, chiamato L'era perduta, ripercorre la trama del primo ma dalla prospettiva degli antagonisti. Entrambi i giochi raggiungono facilmente quotazioni superiori a 100 euro, ma attenzione perché esistono delle versioni specifiche per ogni regione e quindi la versione italiana ha confezione e testi a schermo solo nella nostra lingua. Non esistono versioni PAL multilingua. Nell'attesa di vedere finalmente Metroid Prime 4, non dimentichiamoci che anche il GBA ha avuto ben 2 avventure con protagonista Samus Aran, e un titolo molto raro è proprio Zero Mission. Su 3DS nel 2017 abbiamo visto Samus Returns, il remake del secondo episodio uscito originariamente su Game Boy.
Zero Mission è in realtà un prequel, essendo un remake del primo Metroid uscito su NES. Si tratta di una reimmaginazione di tutto rispetto, che non solo espande il gioco aggiungendo nuove aree della mappa, ma introducendo anche tanti elementi di gameplay apparsi solo in Super Metroid. Si tratta di uno dei miei titoli preferiti per GBA, e purtroppo recuperarlo non è affatto facile. Una copia ben tenuta e completa di tutto supera tranquillamente 100 euro, decisamente non poco. Un'altra serie che di diritto di solito si guadagna una posizione all'interno di un video dei rari e introvabili è quella di Castlevania, e anche su Game Boy Advance i suoi giochi non sono da meno. Tutti quanti, collection incluse. Eh sì, perché su GBA Castlevania vide tre episodi principali, ovvero Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow, e anche una collection, un double pack che racchiudeva gli ultimi due titoli. E anche questa riedizione non si salva, non c'è scampo. Se volete un Castlevania per GBA, preparatevi a cifre col doppio zero. Solo Circle of the Moon è quasi abbordabile, con quotazioni intorno ai 70-80 euro per una copia in buono stato. Castlevania però appare anche all'interno della serie dei NES Classics, una collana pensata da Nintendo per omaggiare l'epoca d'oro del NES. Ovviamente chiudere un full set è un'impresa tutt'altro che semplice. Conosciuta in Europa come NES Classics e come Classic NES Series in Nord America, questa raccolta nostalgica era composta da ben 12 giochi differenti divisi in due serie. Non solo alcuni sono di difficile reperibilità, ma anche il più comune dei NES Classic non viene mai venduto sotto alla quarantina di euro. Chiudere il set completo è quindi un'impresa tutt'altro che economica, senza contare che la versione giapponese, conosciuta come Famicom Mini, non solo ha un packaging ancora più bello, ma è divisa in tre serie da 10 titoli ciascuna, a cui si aggiungono degli speciali box commemorativi ottenibili solo all'epoca tramite il Nintendo Club nipponico. Non vi basta? Beh, c'è sempre il GBA SP in versione NES. Visto l'intro, non poteva mancare una citazione a The Legend of Zelda, serie che annovera ben due titoli su Game Boy Advance, A Link to the Past e Minish Cap. Quello di A Link to the Past è un porting espanso dell'originale per Super Nintendo, che includeva anche un titolo multiplayer chiamato Four Swords. Minish Cap è invece un episodio nuovo di zecca, che speriamo prima o poi venga riproposto anche su Switch. Se il secondo è sicuramente più costoso, ma anche facile da trovare in vendita, il porting di A Link to the Past è leggermente più raro e le sue quotazioni raggiungono al massimo 80 euro, a differenza degli oltre 100 di Minish Cap. Il GBA ha visto l'arrivo della terza generazione di Pokémon e anche del remake della prima. E indovinate un po', tutti quanti questi giochi costano un occhio della testa. Come al solito, quando si parla di Pokémon nel mercato italiano, nessuno fa sconti, ed è praticamente impossibile riuscire a portarsi a casa degli affari. Se cercate delle copie italiane e ben tenute, stando ovviamente attenti ai falsi, purtroppo molto diffusi su eBay, non c'è un titolo che si salvi. Particolarmente ricercati sono Smeraldo e Verde Foglia, che vi ricordo deve includere anche l'adattatore wireless per essere completo al 100%, ma anche gli altri non scherzano. Anche qui state pronti ad investire almeno 100 euro a titolo. Ci avviciniamo alla chiusura e come gran finale vorrei proporvi due titoli decisamente più di nicchia e a dir poco costosi. Il primo è Alien Hominid, un run and gun di cui tra l'altro proprio in questi anni è in sviluppo un reboot che uscirà anche per PC, Switch e Xbox One. Dietro al brand di Alien Hominid ci sono i veterani della scena indie di Behemoth, autori del famoso titolo live arcade Castle Crashers. Il gioco nacque inizialmente come un titolo sviluppato per Flash su Newgrounds e fu presto adattato per le console casalinghe. Alien Hominid è disponibile su una quantità di piattaforme elevatissima ed è un gioco comunissimo, spesso svenduto a pochi euro. La sua edizione per GBA è però una delle ossessioni per i collezionisti della portatile Nintendo, e anche solo la cartuccia senza custodia arriva a toccare i 100 euro, figuratevi una copia ben tenuta e completa di tutto. E chiudiamo con Pokey Rocky with Becky, uno shoot'em up uscito in Occidente e soltanto in America. Va citato per forza perché non solo è uno dei titoli più rari in assoluto per GBA, ma anche perché appartiene ad una serie che in tutte le sue uscite tende a diventare estremamente rara. Pokey Rocky, conosciuto come Kikikaikai in Giappone, è la vera bestia nera del collezionismo. Se un titolo appartiene a questa serie, costa tanto, sempre e comunque, non importa quale sia la console o la regione di pubblicazione.
Il terzo episodio, Pocky Rocky with Becky, è uscito nel 2002 su GBA ed è uno dei giochi più quotati in assoluto per il mercato americano e basta farsi un rapido giro su eBay per rendersi conto delle cifre folli che la gente è disposta a spendere per recuperare questo titolo. Si parla di inserzioni vendute a più di 500 euro, ma se le si leggono in dollari fanno ancora più paura. Il range di prezzo di Pocky Rocky with Becky si aggira intorno agli 800 dollari, una cifra da capogiro. Ma questi poracci erano solo alcuni dei titoli più rari e introvabili mai apparsi su Game Boy Advance. Sono sicuro che avete tantissimi altri titoli da tirare fuori e quindi vi aspetto nei commenti per una bella dose di nostalgia mista a colpi al cuore per il nostro portafogli. Vi ringrazio come al solito per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video, che sarà quando sarà. Io sono il Poro Boy, Michele Advance, ciao!